Eccoci, grazie, buonasera. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Ferrari, sono il cofondatore di Argo Vision, gruppo Sea Vision. Mi sono occupato del coordinamento scientifico di tutte le track di intelligenza artificiale, quindi lamentele e complimenti, spero potete inviarli direttamente a me. Ringrazio Michele Cei che mi ha dato l'opportunità, mi ha dato le chiavi in mano per gestire questo progetto in maniera assolutamente libera e diciamo anche portando tutta una serie di ospiti illustri, intellettuali, professori, imprenditori industriali a parlare di intelligenza artificiale a Pavia. Non mi dilungo troppo perché siamo già in ritardo, quindi continuiamo l'approfondimento sull'AI industriale e lo facciamo andando a vedere due pilastri di quella che è l'intelligenza artificiale moderna, la visione e il linguaggio. Negli ultimi 15 anni chi come me lavorava nel mondo dell'intelligenza artificiale ha lavorato prevalentemente nella visione, io e Gabriele, il mio socio che tra poco vi presento, abbiamo lavorato nella visione, abbiamo tirato la volata quella che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Nell'ultimo anno il linguaggio, quello che viene chiamato NLP e che voi avete visto sotto forma, diciamo in maniera un po', come dire, in senso lato di ChatGPT, è diventato molto popolare e ha affiancato l'importanza della visione nella, diciamo, nella divulgazione, nella cultura che si fa sull'intelligenza artificiale. Quindi questa sera, per chiudere questa conferenza, ho proposto di fare un approfondimento più industriale con degli use case reali, ma di frontiera, e ho invitato due ospiti super illustri. Uno è Andrea Palladino, astrofisico delle particelle, un dottorato in astrofisica delle particelle, un divulgatore scientifico molto noto in Italia, i suoi post su LinkedIn sono fantastici, vi invito a seguirlo, si è occupato di divulgazione sul Covid, quindi ha raccontato i numeri veri, non quelli diciamo malinterpretati, della pandemia, l'ha fatto in maniera scientifica, affidabile, accurata. Oggi è Senior Data Scientist in GSK, una società operante nel settore farmaceutico, ha una grande passione per la Formula 1, quindi se volete polemizzare anche sui post che fa Data Science più Formula 1, fatelo perché è molto divertente, io lo faccio spesso, mi diverte un sacco, peraltro domenica c'è stato un gran premio meraviglioso in cui l'intelligenza artificiale probabilmente avrebbe perso, perché l'intelligenza umana di rallentare ha fatto sì che il primo, il ferrarista Sainz, vincesse il gran premio, quindi un tema di cui peraltro hai parlato nel tuo ultimo post. E poi, dopo di lui che ci parlerà di NLP applicata alla genomica, quindi la ricerca dei vaccini e dei farmaci migliori per il nostro futuro, ci sarà Gabriele Lombardi, che è il mio socio, fratello, amico, sono 20 anni che lavoriamo insieme, sono già passati 20 anni, credo. 20 anni fa lo conoscevo in università, è stato il mio mentor nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e lui invece ci parlerà di Neural Anomaly Detection, quindi tutte quelle tecnologie moderne, d'avanguardia, che noi stiamo applicando all'interno del gruppo Sea Vision per costruire sistemi di controllo molto più affidabili di quello che si è fatto fino ad oggi nel mondo della cosmetica e del farmaceutico. Passo la parola, visto che siamo in ritardo ed è vero, passo la parola a Andrea. Eccoti. Grazie Alessandro, grazie per l'introduzione. Ok, non aggiungo nulla visto che mi hai già introdotto tu. L'unica cosa che volevo dire, in qualità di Senior Data Scientist, io mi occupo principalmente di creare quei modelli di machine learning, di allenarli e di ottimizzarli. Quindi questo è quello che fa un Senior Data Scientist. Come ha detto Alessandro, io non sono un biologo, la mia formazione è in astrofisica delle particelle e lavoro in ambito di intelligenza artificiale da un po' di anni, e quello che voglio mostrare oggi è proprio come il machine learning e l'intelligenza artificiale sia qualcosa di universale e le tecniche siano applicabili in tantissimi campi. Partiamo con esempi della genomica, per parlare di NLP. Qui abbiamo un esempio di una piccola sequenza di DNA, di un gene, dove vedete che abbiamo quattro possibili lettere, quindi G, C, T, A, e queste sono le basi degli algoritmi di NLP che andiamo ad analizzare. In particolare, per fare analisi dei testi si usano le stesse tecniche che vengono usate per analizzare testi umani, quindi si prendono delle frasi, che in questo caso non sono frasi come queste che vedete qui, ma sono frasi composte da lettere della sequenza di DNA, ma quello che facciamo è trasformare la frase in una matrice numerica, perché noi abbiamo sempre bisogno di passare, di comunicare come input all'algoritmo una matrice numerica. In particolare, in questo caso semplice che vedete illustrato qui nell'esempio, noi andiamo per ogni parola
associamo una colonna ad ogni parola e poi andiamo a contare la frequenza, quindi quante volte questa parola appare all'interno delle diverse frasi. Questo è uno dei metodi più semplici per rappresentare il testo sotto forma di matrice numerica, non è l'unico, ma è uno dei più intuitivi da mostrare. Facendo in questo modo qua possiamo ad esempio andare a vedere quali sono le parole più rilevanti. Sulla destra vediamo un esempio preso da un dataset famoso che si chiama il Sentiment Analysis dei tweet, di Twitter. Credo ci siano un milione di frasi là dentro e queste sono le parole che sono maggiormente associate al sentimento positivo. Quindi nel grafico di destra vedete che più la parola è grande e più è ricorrente. Oppure importante, in realtà importante e ricorrente a livello NLP non è la stessa cosa, perché possono esserci parole molto rare all'interno di un documento che però assumono molta importanza, quindi in realtà la formula esatta da utilizzare è quella che vedete sulla sinistra, che tiene conto anche di quante volte la parola appare all'interno del documento. Non fatevi spaventare a questa schermata, queste sono sequenze di DNA fittizie che possono essere da poche centinaia di caratteri fino ad arrivare all'intero genoma, che può essere di ordine un milione se analizziamo batteri o miliardi se analizziamo altre cose. E qui vediamo quello di cui vi ho parlato prima, quindi andiamo a convertire queste sequenze in una matrice numerica. In particolare in questo esempio io ho preso tutte le parole formate da 3 o 4 caratteri. Quindi vedete vedete qui abbiamo per esempio 3 volte A, 4 volte A e tutte le possibili combinazioni, 320 in totale, ma in realtà se prendiamo parole via via più lunghe, ad esempio composte da 5 caratteri, 6, 7, 8, già con 8 arriviamo a 100.000 parole, con parole da 3 a 9 caratteri sforiamo il milione, quindi avere una matrice con un milione di colonne comincia già ad essere qualcosa di complicato da gestire, specialmente se ci sono molte osservazioni. Questo è un semplice esempio in cui vi mostro come può funzionare un algoritmo di questo tipo. Se generiamo un dataset fittizio in cui diciamo che se ricorre ad esempio questa sequenza TATA, che ha una certa importanza in biologia, gli associamo una label 1, quindi significa che quella sequenza ha una certa importanza, altrimenti gli associamo 0, e l'algoritmo immediatamente riesce con un'accuratezza del 100% a capire da solo in autonomia qual è la regola per assegnare 1 o 0. Chiaramente questo è un esempio semplicissimo, ma utilizzando le stesse tecniche si può complicare fino ad arrivare a casi reali, e questo è un qualcosa che abbiamo che dovrebbe essere pubblicato a breve, adesso non posso mostrare i dettagli, ma in pratica qui abbiamo studiato la copertura di un certo vaccino al mutare delle sequenze. Quindi come input gli davamo sequenze di vario tipo e volevamo capire se un vaccino che è già prodotto da GSK da diversi anni fosse ancora efficace o no. E quello che vedete qua è il punteggio degli algoritmi che sono stati allenati, punteggi che sono decisamente alti perché abbiamo degli score, sono dei Rokkowski score in questo caso, che in test, in validation, superano il 0,98, quindi sono algoritmi che funzionano molto bene e chiaramente è importantissimo per un'azienda farmaceutica sapere se un prodotto funziona o no, o soprattutto come cambierà il funzionamento con eventuali mutazioni di virus o batteri. Ci sono anche varie Kaggle competition, se qualcuno fosse interessato a sperimentare, si trovano tanti dataset pubblici in cui applicare NLP con i geni, ma l'NLP non è l'unica cosa che si può fare con le sequenze, c'è anche un'ampia parte che si può affrontare col deep learning e dopo ci sarà la parte di computer vision. In realtà quella di cui vi parlo io in questo talk è un altro metodo per passare dalle sequenze al deep learning. In particolare vengono usati dei metodi di encoding, cioè ci sono principalmente due diverse possibilità: o quelle lettere che avete visto all'inizio, A, T, C e G, vengono trasformate in numeri, banalmente in 1, 2, 3, 4, e si allena la rete neurale, oppure si può fare in un altro modo che è un po' più raffinato, e cioè si costituiscono 4 righe, una riga per le A, una per le C, una per le G, una per le T,
e poi si va a mettere 1 o 0 se, se quell'elemento è presente o no. Questi metodi, a differenza di quel NLP che vi ho proposto in precedenza, sono fondamentali quando è necessario preservare l'ordine, perché col metodo che vi ho illustrato in precedenza noi perdiamo questa informazione sull'ordine, cioè se la sequenza TACG è in posizione 10 o 20, noi in realtà col metodo precedente non lo sappiamo, perché andiamo a calcolare la frequenza, quindi l'ordine viene perso. In questo caso invece preserviamo l'ordine, e questo risulta fondamentale quando noi vogliamo valutare interazioni tra di diverso tipo. Qui ad esempio abbiamo un microRNA che interagisce con un gene, e come vedete la sequenza viene scomposta esattamente nel modo in cui vi ho detto prima, quindi 4 righe per ATCG e 0,1 se è presente o non presente l'elemento. Cosa molto interessante è che in questo caso, e Alessandro e Gabriele avranno capito immediatamente, che questa matrice viene trasformata in un'immagine, quindi siamo passati da una sequenza di un testo, siamo arrivati ad un'immagine. Infatti vengono usate le convolutional neural network, che sono tipiche della computer vision. Quindi quando parlavo di universalità del machine learning intendevo proprio questo, perché c'è una forte complementarità di diversi settori che apparentemente non hanno nulla a che vedere tra di loro, invece poi vediamo che ritroviamo le stesse tecniche in diversi settori. Qui c'è un altro esempio di algoritmi che ultimamente, questa è stata pubblicata sul Journal of Oncology di qualche mese fa, e Sibylle è un algoritmo molto potente basato su reti neurali che riesce con una certa accuratezza a prevedere se entro 5 anni, data una tomografia, si svilupperà o no un cancro ai polmoni. Sono algoritmi che funzionano abbastanza bene per il momento, siamo su degli score intorno allo 0, tra lo 0,8 e 0,92. Ovviamente sono algoritmi migliorabili, ma sono già degli ottimi alleati nello screening e nella prevenzione. Per quanto riguarda le applicazioni, in particolare vorrei soffermarmi su alcune cose che abbiamo visto durante la pandemia, cioè come tutta questa intelligenza artificiale può poi servire a migliorare quello che già esiste. E in particolare abbiamo visto che noi possiamo ricavare informazioni dalle sequenze utilizzando l'NLP, ma noi abbiamo anche informazioni che vengono dal mondo reale. Ad esempio nel caso del Covid avevamo che la copertura vaccinale decresceva, specialmente nei confronti della protezione e della trasmissione, decresceva nel corso del tempo, e qui vediamo che l'efficacia nel giro di alcuni mesi passava dall'80%, scendeva fino al 20-30% nel prevenire la trasmissione. Quindi in realtà, se noi fossimo in grado di mettere insieme le informazioni che vengono dal mondo, quindi dai real world data, con quelle che ci vengono fornite dalle sequenze, saremmo idealmente in grado di allenare gli algoritmi di machine learning che ci dicono, non appena compare un qualcosa di sconosciuto, un nuovo batterio, un nuovo virus, come i farmaci e i vaccini si comporteranno nei confronti di quel nuovo patogeno. Chiaramente è un mondo ideale, perché mentre nel caso del Covid abbiamo avuto migliaia e migliaia di dati, tipicamente con altre patologie tutti questi dati purtroppo non li abbiamo, e quindi è ancora difficile seguire questo percorso. Il machine learning può essere applicato anche a diversi altri dati, in particolare in GSK mi occupo anche di dati che vengono chiamati human data, sono i dati che possiamo trovare principalmente ad esempio nel sangue, sono dati di proteine, di geni che possiamo ricavare, parametri che possiamo ricavare banalmente anche dall'analisi del sangue, sono dei biomarcatori, e in particolare questo ci aiuta ad allenare degli algoritmi che ci fanno capire quali sono i soggetti che più di altri avrebbero bisogno della vaccinazione. Tipicamente si va a vaccinare le vaccinazioni vengono somministrate per fasce d'età, quindi si tende a vaccinare al di sopra di una certa fascia d'età chi ha patologie pregresse, eccetera, ma in realtà si sa che l'età biologica è ben diversa da quella anagrafica, e quindi c'è tutta una sono diversi algoritmi che vedete ad esempio qui che vanno a stimare l'età biologica. In particolare l'età biologica è definita come la distanza tra
quella predetta dall'algoritmo e l'età reale misurata. Idealmente sarebbe decisamente migliore stratificare la vaccinazione per età biologica anziché per età anagrafica. Questo perché sappiamo che chi ha un'età biologica avanzata non risponde bene alla vaccinazione, chi ha un'età biologica giovane invece risponde molto bene, anche a parità di età anagrafica. Gli algoritmi più utilizzati anche in questo caso sono quelli del machine learning, quindi random forest, XGBoost, SVM, ma anche algoritmi più semplici. In questo caso non utilizziamo il natural language processing perché non abbiamo dei testi, delle sequenze, ma abbiamo proprio delle matrici numeriche. Il problema principale è che siamo nella situazione opposta a quella ideale per il machine learning. Abbiamo tantissimi biomarcatori per ogni paziente, abbiamo pochi pazienti di solito, poche osservazioni. Quindi è quella che io chiamo la matrice trasposta, che è l'incubo di chi sviluppa algoritmi, perché solitamente quello che succede è che l'algoritmo va a memorizzare molto bene, eccessivamente bene, i dati che vengono forniti durante l'allenamento e poi non è capace di fare predizioni su dati mai visti. Ci sono ovviamente dei metodi per mitigare questo effetto, ma tipicamente tutti gli algoritmi molto complessi vengono tagliati fuori. Questo è un grafico risalente, che è legato a una pubblicazione che è in fase di review, che abbiamo fatto in GSK, dove andiamo proprio a stimare l'età biologica di alcuni soggetti. Anche qui vedete l'algoritmo funziona molto bene nel riprodurre l'età anagrafica con uno score in test del 99%, e in questo caso abbiamo individuato 45 biomarcatori che dovrebbero aiutarci nella strategia vaccinale, cioè nel capire chi andare a vaccinare, non basandosi semplicemente sull'età cronologica, ma andando a fare una stratificazione molto più raffinata. E algoritmi di questo tipo, qui nell'esempio precedente avevamo circa 300 biomarcatori, può capitare di averne 20.000, 10.000, in quel caso bisogna ridurre la dimensionalità, per cui facciamo largo uso anche di questi algoritmi di dimensionality reduction, come la PCA oppure soprattutto la UMAP nell'ambito della biologia. Vorrei spendere anche due parole negli ultimi minuti che mi restano su qualcosa di diverso dal machine learning. L'ho intitolata in modo un po' provocatorio la slide in questo modo, perché noi usciamo da una pandemia in cui il machine learning, che adesso stiamo vedendo l'exploit con ChatGPT e con tutti gli altri algoritmi, ma nel caso della pandemia il machine learning non ha funzionato. Cioè non c'è un solo articolo, una sola pubblicazione in cui viene dimostrato che il machine learning è stato in grado di prevedere l'andamento della pandemia. In questi casi ci sono ancora dei vecchi modelli scritti, insomma, su carta e penna, che si dimostrano superiori al machine learning, e io personalmente sono coinvolto in un progetto europeo che si chiama Primavera, dove andiamo a costruire modelli matematici per combattere l'antibiotico resistenza. L'antibiotico resistenza è in realtà uno dei grandi mali dei nostri giorni, perché provoca ogni anno circa 1,3 milioni di morti, quindi più di quelli provocati dall'HIV o dalla malaria, e in particolare sono tre: Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella, quelli che fanno i maggior danni. Quello che noi stiamo cercando di fare con i modelli matematici è cercare di capire in che modo è possibile prevenire l'aumento della resistenza agli antibiotici, e anche in questo caso andare a capire dove intervenire. Non è realistico per queste patologie vaccinare tutta la popolazione o tutti quelli al di sopra dei 60 anni, ad esempio, quindi servono delle strategie di vaccinazione estremamente raffinate. Per far questo ci affidiamo a dei modelli che vengono utilizzati da tantissimo tempo, sono modelli compartimentali. Ai fisici sono molto affezionati a questi modelli perché vengono utilizzate le equazioni differenziali, sistemi di equazioni differenziali ordinarie. Tipicamente c'è una categoria che viene definita, ad esempio la categoria degli infetti, e c'è una quantità che mi dice in che modo aumentano gli infetti e in che modo diminuiscono. Ad esempio, un infetto può aumentare con una certa probabilità dopo un contatto con un'altra persona infetta, può diminuire il numero degli infetti se questa persona guarisce o riceve delle cure.
Questo è il modello più semplice di tutti, si chiama modello SIR, che consiste in 3 categorie: suscettibili, infetti e rimossi, che è la somma di guariti e deceduti. È un modello semplicissimo, caratterizzato da 2 soli parametri liberi, che sono beta e gamma. Parametri liberi significa che se io voglio allenare il modello sui dati mi devo ricavare i beta e gamma ideali, e dal rapporto di beta e gamma otteniamo questo numero di riproduzione di base R0, che, di cui si è largamente discusso durante la pandemia. Chiaramente un modello così semplice uno non si aspetta che possa competere contro un modello di machine learning che viene allenato su milioni di parametri. Quando parliamo di computer vision siamo, penso, abbondantemente oltre il milione, ChatGPT siamo sui 10, siamo al miliardo. Eppure un modello con 3 parametri riesce a spiegare con un'accuratezza del 6% l'andamento della pandemia in Italia. Queste sono le curve suscettibili, infetti e rimossi, ed è anche molto ben interpretabile, perché dai parametri noi possiamo capire qual è il R0, qual è il tempo di decadimento, qual è l'indice di trasmissione e altre quantità che con un modello black box non potremmo capire. Chiaramente questo è un modello semplicissimo, nella realtà abbiamo bisogno di modelli molto molto più complicati, non ci basta il semplice SIR, questo è giusto un modello d'esempio, a ogni freccia è associata un'equazione, quindi già qui le cose diventano abbastanza complicate. Chiudo con le conclusioni, quindi vi ho parlato in questo talk dell'NLP di come possiamo applicare tecniche che sono nate per il Natural Language Processing per testi umani, testi leggibili, possiamo applicarle anche a sequenze di DNA, quindi a qualcosa che non è un testo umanamente leggibile, e di come tutto il machine learning sia applicabile anche ad altre cose molto più generiche, come il riconoscimento di immagini o la predizione di risposta immunitaria o dell'età biologica per migliorare la stratificazione della vaccinazione. E ho concluso la presentazione parlando di modelli analitici che a mio avviso ancora non vanno dimenticati e non sono da buttare. Grazie. Super. Allora, è interessante vedere come confermi che le architetture, peraltro, di visione e linguaggio stanno convergendo per risolvere problemi molto diversi. Fino a 3 anni fa non ci si parlava neanche nell'università, perché lui non lo volevamo vedere, noi volevamo fare le nostre cose. La verità è che con le CNN, ma soprattutto con i Transformer, che sono architetture più moderne, visione e linguaggio stanno convergendo verso AI multimodali, peraltro, che sono una cosa di cui magari parleremo in una prossima conferenza.